Tieni. Ah, grazie tesoro. Senti, perché non la smetti di leggere e ti dedichi un po' a me? È proprio quello che sto facendo. Ah, sì? Cioè, che vuoi dire? Beh, stavo guardando che la Pergamo sta cambiando la sua strategia finanziaria. I nuovi investimenti saranno indirizzati al campo dell'informatica, della mediatica. Sono venuta bene, eh? Quindi già si sa in giro. È vero? Stai cercando di strapparmi delle informazioni molto riservate, eh? Perché non dovrei? Mi sembra naturale. Diciamo allora che per fare questo dovrei aspettare che saremo sposati e forse ti dirò tutti i miei segreti, eh? Non parlerei neanche sotto tortura. Dipende. Riccardo, quel bastardo ha colpito Paolo ed è scappato con i soldi. Avete bloccato tutte le uscite? Sì, ma era già tardi. La polizia sta arrivando, voi state bene? Monti è svenuto, deve aver battuto la testa. Non sei il caso di chiamare un'ambulanza. No, aspetta, hai preso i sensi. Ti faccio sapere, chiudo. Fermo, fermo, okay. Non ti muovere. Paolo, tutto bene? Sì. Vuoi che chiami un'ambulanza? L'avete fermato. Quel bastardo è riuscito a scappare. Pensavo che l'avessero ucciso. Ho visto quell'uomo con la pistoletta di copertina, ma non ho fatto paura. Sveglia. Benedetta sta dormendo. Senti, Beatrice, ti devo parlare. Mamma, ma guarda, non adesso, sono molto stanca. Lo sai con chi è andata al cinema stasera, Benedetta? Con Ugo? No, con Rosa. Perché Ugo aveva un contrattempo. E quindi l'ha accompagnata Rosa. E quando sono rientrata le ho trovate qui che cucinavano. Beh, lo sappiamo benissimo che Rosa è molto affezionata a Benedetta. E Benedetta è molto affezionata a Rosa. Ah, ma io gliel'ho detto, eh? Che cosa? Che non devono comportarsi così, lei e Paolo. Stanno facendo soffrire tutti. Mamma, ma sono cose che non ci riguardano. E poi cosa c'entra questo col fatto che Rosa ha portato al cinema Benedetta? Ma lei cosa ti ha risposto? Ha continuato a negare. E a dire che tra lei e Paolo non c'è assolutamente niente. E che non aveva nessun problema a mentire. Però mi ha detto una cosa strana. Cioè? Ha detto che se noi vogliamo la verità su tutta questa storia, dobbiamo chiederlo solo a Paolo. Solo lui ce lo può dire. Senti, mamma, ne parliamo poi domani, io sono veramente esausta. Tutto bene? Sì, certo. Eri con Samuele? Sì, mamma, ero con Samuele, scusami. Vado a dormire. Ecco qua. Tieni, lo fermo. Ma perché non vuoi chiamare l'ambulanza? Ho sbattuto la testa, devi visitare. Non è niente. No. Ehi. No. Ci sono piuttosto, ma. Perché eri qua? È lei il capo della sorveglianza? Sì, sono Paolo Monti, salve. E lei, signora, immagino sia la signora Rosa Bianco Bettini? Sì, sono io. Signora, so che ha passato una brutta esperienza. Già.
Più tardi, se se la sente, comunque avrei bisogno di farle alcune domande. Va bene. Come va, signor Monti? Preso una bella botta, eh? Sì. È scappato prima che potessi fermarla. E comunque non mi sembra di avere niente di rotto. Senta, vuole che la faccia accompagnare all'ospedale? Ma sì, dai, Paolo, per favore, almeno per stare più tranquillo. No, no, ho già detto di no. Poi immagino che voi dobbiate farmi delle domande. Sì, appena finito di fare i rilevamenti. Però intanto lei cerchi di ricordare tutto quello che può su quest'uomo. Chiamo la centrale. Senta. Sì? Bisognerebbe avvertire Ettore Ferri, è il proprietario qui. Ma non preferisce farlo lei, il capo della sorveglianza? No, guardi, mi dispiace, non me la sento. Come vuole. A cosa stai pensando? Io non so ancora chi sono i tuoi testimoni di nozze. Non ne abbiamo mai parlato. Ma perché la risposta mi sembra ovvia, saranno le persone che amo di più. Le mie figlie. Ah. Me ne hai già parlato? No, non ancora. Oltretutto Elena è in viaggio. Ma lo farò quanto prima. Tanto non accetteranno mai. Figurati, mi odiano tutte e due. Si odiano anche fra loro, poi. È a me che devono fare da testimone, non a te. Comunque credo che certe incomprensioni del passato si siano ormai appianate, soprattutto per quanto riguarda Elena. Sì, a Elena sto cordialmente antipatica, ma con Anita come la mettiamo? Sì, ammetto, con Anita è un po' peggio. Sì. D'altro canto non ha tutti i torti, si sente tradita da te. Tu ti dimentichi che io l'ho tradita per te. Lo so. E questo rende le cose ancora più complicate. Però non ti preoccupare, ci riuscirò lo stesso. Anita ha un debito morale nei miei confronti. Tu invece ti devi preoccupare più per Elena. In che senso, scusa? Ma Elena è una ragazza molto dolce, disponibile, sempre pronta a rivedere i suoi giudizi. E tu sei così abile a conquistare il cuore della gente. Quando vuoi. Vabbè, vedrò cosa potrò fare. Sì, pronto. No. Ma qualcuno si è fatto male? Va bene, grazie. Grazie. Che è successo? C'è stata una rapina al centro dei primi. Ti sono portati via tutto l'incasso. Paolo, per favore, andiamo un attimo in ospedale. Ma che ti costa? Rosa, pianta. È solo una botta in testa. Come no? È un tumore al cervello e ti hanno colpito la testa. Vuoi che ci senta mio padre? Magari. Almeno forse lui riuscirebbe a farti ragionare. Cosa succede qua? Rosa, Paolo, ma cosa ti sei fatto? Papà, c'è stata una rapina al centro commerciale. Il ladro mi ha dato una botta in testa ed è sparito con l'incasso. Oh mio Dio, ma cosa ti hanno fatto? Stai bene? Sei andato pronto soccorso? No, che non c'è andato, gliel'ho detto 100 volte, anzi Ugo, per favore, diglielo anche tu. Papà, non è successo niente. Non morirò per questo, stai tranquillo. Uno di questi giorni mi verrà un colpo. La seconda rapina in meno di un anno. Mi domando dove andremo a finire. Rosa, ma c'è neanche tu? Hai visto tutto? Sì. Era andata al centro per parlare con Paolo e il ladro ha minacciato anche me, per fortuna senza conseguenze. Senti, io tra qualche ora dovrò andare alla polizia. In più dovrò preparare un rapporto per Ettore Ferri, credo. Quindi vado di là, mi stendo e dormo qualche ora. Però se vai a dormire anche tu, ne avrai bisogno. Grazie. Grazie, anche se so che non sei d'accordo con me.